Siamo in compagnia di Marta Carissimi, responsabile dell'area tecnica del Genoa Women. Diciamo che parto dal fondo, dalla settimana scorsa, obiettivo raggiunto. Quindi intanto la sua gioia per questo obiettivo. Era l'obiettivo di quest'anno, di questa stagione. Abbiamo fatto un percorso sicuramente di crescita importante. E, insomma, io sono arrivata a stagione in corso, però le ragazze, lo staff, veramente sono stati tutti molto bravi. Abbiamo centrato l'obiettivo, era quello che si era posta la proprietà all'inizio dell'anno, che ci eravamo posti insieme quando sono arrivata, quindi assolutamente soddisfatti di aver raggiunto l'obiettivo. Ecco, c'erano tre obiettivi che poi erano promozione della prima squadra, promozione della primavera, arrivata la vostra. Avete fatto degli interventi molto marcati a gennaio sul mercato, fondamentalmente la colonna vertebrale della squadra, perché avete inserito Elvstrom, Smith-Hilfeld e davanti la Block. Avete anche recuperato delle giocatrici che avevano giocato un po' meno, penso a Campora che si è ritagliato uno spazio importante nel finale, Monetini. Avete proprio trovato la quadra giusta da gennaio in avanti. Sì, beh, abbiamo fatto gli interventi che erano necessari per provare a raggiungere l'obiettivo. Quindi abbiamo valutato che fossero necessari questi interventi e sono stati assolutamente degli interventi mirati per cercare di accrescere comunque il livello di questa rosa, il livello di esperienza. Questo ne hanno beneficiato ovviamente tutte, anche le ragazze che poi hanno, insomma, questo ci ha permesso anche con l'arrivo del nuovo staff tecnico di lavorare comunque con un organico più completo. Non abbiamo mai praticamente avuto, purtroppo a causa di un po' di infortuni, proprio la rosa sempre a completa disposizione, ma sicuramente gli innesti hanno portato più soluzioni da offrire al mister e questo ci ha permesso di arrivare comunque a fine stagione e raggiungere l'obiettivo. Ha detto in una recente intervista comunque che il percorso non si pensi alla Serie A subito, vanno fatti degli step. Quindi pensando già in ottica prossima stagione, cosa può servire a questa squadra per incominciare a fargli questi step ulteriori? Beh, sicuramente c'è bisogno di crescere da tutti i punti di vista, quindi stiamo, insomma, già lavorando ovviamente alla prossima stagione, c'è da dare una struttura alla prima squadra e poi a tutta l'area femminile, e c'è da crescere il livello da tutti i punti di vista, quindi sia da un punto di vista di rosa della squadra che di staff a livello tecnico, a livello medico, a livello organizzativo. Sicuramente stiamo operando su più fronti perché proprio dobbiamo fare una crescita globale per riuscire insomma, in questo percorso che attendere sicuramente a degli obiettivi importanti, però ci vuole un passo alla volta. Diceva un passo alla volta, hanno fatto degli ottimi risultati anche le altre under, penso all'under 12, l'under 15, l'under 17 che è arrivata fino alla fase interregionale e ha giocato anche partite dove non meritava forse di perdere o di fare i pochi punti che ha fatto. E l'under 19 anche che sul lungo periodo poi si è ripreso in un campionato che non era facile, quello Ma primavera. assolutamente sì, partire proprio dall'Under 19, la nostra primavera comunque ha vissuto esattamente quello che ha vissuto la prima squadra, ossia una squadra di Serie C che si è ritrovata in Serie B, loro sono state una juniores che si è ritrovata a giocare una primavera 2 di carattere nazionale, quindi è normale che all'inizio hanno pagato un po' proprio l'impatto con questa nuova categoria, però c'è stato un ottimo lavoro, insomma, aver concluso comunque a metà classifica è un risultato importante che fa morale soprattutto per le ragazze, però come ho detto a loro e al loro staff più volte era importante per me davvero vedere una crescita ed è quello che ho visto e tutto il settore giovanile comunque ha iniziato un percorso e che sarà importante continuare perché abbiamo un settore importante, un settore giovanile importante che è opportuno davvero, nel quale è opportuno davvero lavorare bene per cercare di valorizzare al meglio i talenti che abbiamo. Ultime due domande, la prima su Mister Filippini, si andrà avanti con lui immagino la prossima stagione, cosa ha portato soprattutto nel gruppo, nello spogliatoio da quando è stato inserito in avanti? Ah, è stato inserito lui con il suo allenatore in seconda, Simone Martinelli, e assieme a chi era già qui, quindi a Umberto Manazza e a Gianni Di Pietro, che era arrivato in realtà da poco anche lui perché è stato inserito in corsa, in prestito, diciamo, in condivisione anzi con l'Under 16 maschile. E
hanno portato sicuramente un nuovo modo di lavorare, un'organizzazione a questa squadra, e le ragazze in questo sono state molto brave ad adattarsi. Stiamo cercando proprio di costruire una mentalità, e quindi assolutamente ripartiamo da Filippini il prossimo anno. L'ultima domanda è legata invece al tifo. Una costante di questa stagione a tutti i livelli, squadre maschili, femminili, giovanili, è il tifo. E abbiamo qualche canzone anche qui sotto di Brescia, però avete portato tantissimo pubblico per tutto l'anno, anche qui ad Arenzano, e anche in giornate dove spesso giocavano in contemporanea la prima squadra e magari appunto Genoa Women. È importante anche questo, perché la gente deve incominciare a scoprire il mondo del Genoa Women e del calcio femminile, che è in crescita. Ma certamente. Io devo dire che vabbè, l'affetto che hanno i tifosi in questa città è davvero encomiabile, è davvero una costante. L'abbiamo visto anche nei diversi sold out che ha fatto il Ferraris in occasione delle partite della prima squadra maschile, e devo dire che quando sono arrivata c'erano tanti genitori, amici e qualche tifoso, e man mano col passare del tempo ho visto sempre più tifosi, sicuramente merito delle ragazze che hanno saputo farli appassionare, e grande merito a loro che davvero anche con il passaparola tra di loro hanno iniziato a seguirci sempre di più, non solo in casa, perché ricordo davvero con grande piacere e sorpresa anche per le ragazze quando andammo a giocare a Tavagnacco, che comunque c'era un club del Genoa di Trieste, a Roma un club di Roma, quindi insomma iniziamo davvero ad avere un po' di seguito, e mi auguro che possano appassionarsi sempre di più, perché abbiamo bisogno di loro, sono davvero il quid in più durante le partite, e insomma speriamo di dar loro sempre più soddisfazioni, e che insomma la passione e la purezza che emerge dal nostro calcio possa contagiarli e continuare assieme a loro per tanto tempo. Grazie, allora in bocca al lupo e buon lavoro per l'estate, quello che sarà fatto. Grazie mille a voi.